La moneta odierna viene emessa dalle banche centrali a fronte della cessione di garanzie, titoli di Stato. In pratica viene presa a prestito su interesse. Questo meccanismo genera sempre un debito che, se la banca centrale è sotto l'influenza del governo, non crea problemi e rende il debito pubblico uno strumento di politica economica. Viceversa, come succede nell'Eurozona, lo Stato non riesce a finanziarsi a costi ragionevoli. Una concreta soluzione al debito potrebbe essere la creazione di una banca nazionale di proprietà dei cittadini. Tuttavia, lo scopo di questo filmato non è illustrare questo sistema alternativo o dare ragione al sistema vigente, ma semplicemente descrivere che cos'è la moneta e come funziona nell'economia moderna. Questa è una moneta. La moneta può anche essere cartacea, magnetica ed elettronica. Prima dell'invenzione della moneta, l'economia si basava sul baratto. Ma che cosa accadeva se la merce di scambio era insufficiente o addirittura non c'era affatto perché il raccolto era andato a male o la stalla era andata in fiamme? Ecco perché è nata la moneta. Per consentire il superamento del baratto, risolvendo problemi di scambio nei casi di inadeguato valore corrisposto o totale assenza di contropartita. La moneta è il carburante dell'economia e del sistema di misura del valore commerciale di beni e servizi. Se con il centimetro misuriamo l'altezza di un fiore, per l'altezza di un palazzo usiamo il metro, per l'area di una stanza utilizziamo il metro quadrato, per le lunghe distanze il chilometro, per i liquidi il litro e per il peso i grammi ed i chili. Per misurare il valore economico di un bene, una merce o un servizio, utilizziamo la moneta. Merci e moneta sono in costante equilibrio, altrimenti con poca moneta si crea deflazione e quando ce n'è troppa si crea inflazione. Ogni sistema si è scelto le proprie unità di misura. Nel mondo anglosassone, ad esempio, invece di misurare le cose con il sistema metrico decimale, ovvero con il centimetro, il metro, il chilometro, eccetera, sono stati scelti il pollice, il piede, le yard e così via. Ogni sistema di misurazione prevede la conversione fissa nei sistemi di misurazione degli altri. Così, se ad un pollice corrispondono 2,54 cm, alla yarda corrispondono 91,44 cm, al piede 30,48 cm e così via. Come per le distanze, i pesi e le aree, vi è una conversione da un sistema all'altro, così è anche fra le monete, con la differenza che la conversione fra monete non è fissa ma fluttua a seconda delle condizioni di mercato, cioè cambia a seconda dell'oscillazione del prezzo di ogni moneta. Questa conversione è detta cambio. Ma allora, quanto vale la moneta? Agli inizi, a parte il tempo in cui come moneta si usavano le conchiglie, la moneta aveva un valore intrinseco, ovvero assumeva il valore determinato dal peso dell'oro, dell'argento o del rame di cui era fatta. Ma dati i rischi di portare con sé il denaro, ancorché il pericolo di smarrirlo durante il suo trasporto dovuto agli scambi commerciali in paesi lontani, viene inventata la banconota, che rappresenta e garantisce l'esistenza dell'oro che rimane al sicuro nei forzieri. Nel 1944, ignorando la proposta di Bancor di Keynes, a Bretton Woods fu scelto un sistema monetario in cui l'unica valuta convertibile in oro era il dollaro, che diventò base di riferimento per le altre valute. Nel 1971 Richard Nixon decide di abbandonare la convertibilità del dollaro in oro per evitare rischi di default negli Stati Uniti d'America.
Nasce così la moneta fiat, ovvero il cui valore non è garantito da un corrispondente bene fisico, bensì dall'autorità che ne impone l'uso, il governo. Uh-oh! Da questo momento la banca centrale di ogni paese non ha più limiti nella creazione di moneta. Chi stampa la moneta? Chi crea la moneta è la banca centrale di un paese, o come nel caso dell'euro, la banca centrale europea. Nella storia, la prerogativa di battere moneta è passata dai signori e dai re ai governi democraticamente eletti e alle banche centrali, diventate successivamente private con differenti effetti sulla sovranità della moneta. La quantità di moneta necessaria dipende dalla quantità e qualità di beni, merci e servizi in commercio. Tanta merce c'è sul mercato e tanta moneta deve esserci in circolazione. Il valore della moneta viene stabilito anche dagli scambi commerciali internazionali. Come avviene la fluttuazione del cambio? Facciamo un esempio terra a terra e fingiamo che il dollaro e lo yen siano scambiati alla pari, ovvero uno a uno, cioè abbiano lo stesso valore, e vediamo cosa accadrebbe fra le due monete nel caso di uno scambio commerciale. Da una parte abbiamo un cittadino americano che vuole acquistare una katana a colori del valore di 100 yen e dall'altra un cittadino giapponese che intende acquistare un cactus velenoso del Kansas del valore di 60 dollari. Al momento della transazione, sia che questa avvenga via web, oppure tramite bonifico bancario, eccetera, le due valute, il dollaro e lo yen, vengono cambiate dalla valuta dell'acquirente nella controvaluta del venditore. Così il giapponese, senza accorgersene, acquista 60 dollari utilizzando i propri yen e l'americano, viceversa, compra 100 yen usando i suoi dollari. È in questo momento che avviene la fluttuazione del cambio. Ecco come viene calcolata. 100 yen per R uguale 60 dollari. R uguale 60 fratto 100 uguale 0,60 yen per dollaro. Il suo reciproco 1 fratto R uguale 1,67 dollari per yen. La variazione del cambio dopo questa transazione commerciale passerà da yen dollaro 1 a 1 a yen dollaro 1 a 1,67. Con questo cambio, il prossimo americano che vorrà acquistare una katana dovrà pagarla 167 dollari. Viceversa, il prossimo giapponese potrà acquistare un cactus a 36 yen. Ora che il cambio ha avuto questa pesante oscillazione, l'export delle merci giapponesi avrà molte difficoltà, perché la moneta giapponese, che è necessaria per il loro acquisto, è aumentata di valore e quindi aumentano di conseguenza anche i prezzi delle merci giapponesi perché sono ancorate allo yen. In questa situazione, chi ha un ruolo chiave per il riequilibrio del cambio è la banca centrale giapponese. Essa infatti ha due vie per rimettere in pari il cambio: o acquista i dollari per un valore di 40, ovvero la differenza fra i prezzi della katana e del cactus prima dello scambio, oppure decide di abbassare il valore dello yen. Questa seconda pratica viene detta taglio del costo della moneta. La compravendita di moneta può essere fatta anche dagli speculatori e può anche diventare un vero e proprio attacco alle monete, come quella che nel 92 mise la lira nel mirino di George Soros, mettendo a rischio di default l'Italia. All'interno di questi complessi meccanismi è evidente che le oscillazioni dei cambi influenzano molto le esportazioni e di conseguenza anche le economie dei vari paesi coinvolti. Ancora una volta emerge come le banche centrali abbiano un ruolo fondamentale nella gestione degli squilibri possibili, controllando i tassi di cambio e monitorando la salute delle economie, del livello occupazionale interno e dell'inflazione. Le monete sono così tante e diverse perché ognuna è stata creata per fare andare al meglio la propria economia in base alle proprie caratteristiche produttive, qualsiasi esse siano, industriali, agricole, manifatturiere, eccetera.
Avere una moneta forte in condizioni economiche che non la richiedono è come avere una nave da crociera per andare a pesca, quando i tuoi fiumi necessiterebbero di una piccola barca per pescare e vivere dignitosamente del frutto del tuo lavoro e prosperare come nazione. La moneta è il carburante dell'economia. Rimanere senza ti fa restare a piedi. Sì, sì, prova. Nel 1944, ignorando la proposta di nasce così la moneta flat. Fiat. Ma che cazzo? Vaffanculo. Com'è possibile tutto ciò? Tutto ciò è possibile con la moneta? Esagete. Opogni pisi pistepe mapa di piniti struttura pa si pioponepe prepe verderepe lapa copombe per si pioponepe pifisapa nepe ipi sisteme pi di mi pisu puru pa si pioponepe tepe di piabate. Quello che mastica in sottofondo è Costantino Rover. Chi stampa la moneta? Io? Zitti idioti! Chi stampa la moneta? Ignorando la proposta di Bancor... Ma vai, Mona...